It seems that the Daigo Blossoming Festival is drawing near. I say we just head straight to Kyoto. Is that okay, Tenkai? Of course. I sense evil coming from the city. And it's growing stronger. It'll take more than that to frighten me off. I'm going to put a stop to this little party and exact revenge on Hideyoshi. And I'm going after Muninori. Louise. Wait. I know that each of you has a specific goal in mind here, but we cannot lose sight of what's important. Our first order of business must be to destroy the source of the cherry. No, the Genma trees. The Genma mother tree. If we cannot fell that tree, we have no chance of emerging from this battle victorious. Is that clear? Yeah, I got it. Good. When we reach the capital, we must first head to the Akechi tomb. The Akechi tomb? What's that? It is where my master lies sleeping. It is also the place from where I sought an opportunity to destroy the mother tree and keep watch over Fushimi Castle. The power of the Oni is strong there. No Genma dare draw near it. I see. That should be an excellent spot from which to stage our attack. We'll head for the Akechi tomb immediately. Hideyoshi, I'm coming for you. I'll see to it that this nightmare ends. To the capital! Missione numero 7. Su Monster Hunter non lo so, sai? Ho sempre avuto il desiderio di giocarci, ma non l'ho mai fatto, quindi sono assolutamente vergine su Monster Hunter. Dovrei trovarne uno che posso giocare e che mi piace giocare. Quello però mi sembra più da live, effettivamente, che da serie. Se ho compreso bene come funziona Monster Hunter. Infatti, Galen. Anzi, Simone, adesso posso chiamarti Simone. We'll be spotted if we stay together. Let's split up. Regroup at the entrance to Daigo Temple. Ok, iniziata la missione. Abbiamo solamente Sogi in questo momento, credo, come personaggio giocabile. Buonanotte Filippo, alla prossima. Con l'emulatore. Ok. Dovrei capire quale, però non quale emulatore, quale gioco della serie. Non parate. Non è una buona idea. Telecamera fissa, per favore, aiutami. Ma questo è blu, quindi ha degli attacchi in più, credo. E sicuramente anche della vita in più, visto che non è morto. Sbadabam. Ah, visto che non l'ho mai fatto, questo è l'attacco fenice. Questo è l'attacco fenice. Se sei fenice e tu lo sai, batti le ali. Ovvio. Allora, non devo fare niente con lo specchio. Questa arma come danno a 48, questa aveva 56, era decisamente più forte. Però va bene. Tu dici che si addice al mio stile? Picchiare gente senza motivo per minuti e minuti e minuti. Quello è il mio stile. Quindi forse sì. Tu smettila di urlare. Affrontami, nerd. Ehi, sono serio. Grazie, mi hai preso troppo sul serio. Gino, qual è la lore di Onimusha? Cercala da solo nei filmati che io non sto saltando appositamente. Voi leggete i filmati, io leggo voi. È facile. Perché i filmati non li dovete guardare, li dovete leggere. The Last Guardian.
Sommo che mi trolla tantissimo. Questo è morto? Come ha fatto? God of War ci ho giocato. Ho giocato il primo, il secondo e il terzo. Sono curioso di sapere cosa deve fare, o meglio, cosa vogliono fare con quello che stanno mettendo in cantiere adesso di God of War. Perché rischia di essere o decente o una porcheria. Un capolavoro non credo, però boh, magari mi smentiscono. Allora, visto che è la prima volta che usiamo quest'arma, così si vede bene l'effetto dell'onda d'attacco. Penso che faccia danno pieno, quindi non è per niente male. Smettila. Grazie per avermi colpito lo stesso. Gran Turismo no, ti prego. Ah, stavo leggendo. Va bene. Giochi di macchine, giochi sportivi. Li detesto con tutto me stesso, non ci posso fare niente. Non vedo perché dovrei giocare un gioco che simula la realtà. Perché? O uno sport. Tanto vale uscire di casa e farlo. Non è che posso andare in giro ad ammazzare gente con una katana qua. Mostri nello specifico. Se volessi provare l'ebbrezza di guidare, lo farei in una macchina, non nella PlayStation. No? Se mi interessasse qualcosa del calcio, andrei allo stadio, non giocherei a FIFA. Sì, sì, va benissimo. Mostri, gente. L'importante è picchiare. Io che sono per la non violenza, picchio la gente nei giochi. Voilà. Penso non ci sia nient'altro da fare qui. Ehi, una prova del valore. Dobbiamo distruggere il generale Genma o Genma in meno di 2 minuti. Questo è molto simile al primo boss che abbiamo affrontato. Cosa mi ha creato? Ah, un arciere con le frecce triple. Bel critico. Mi faccio i complimenti da solo. Però non è morto. Neanche vicino. Prenditi anche questo. Prenditi anche questo. E muori. Dovrebbe essere oro. Perfetto. Ma sì, ci farò un pensierino. Spada dei ghiacci. Questa potrebbe essere anche più forte di quella che stiamo usando adesso. E di quella che avevamo prima. Spada dei ghiacci parte con 38 di danno base. Non è per niente male. Un simulatore di mezzi pubblici, aiuto. Viaggio in autobus. Caspita. Ho vissuto livelli di questo simulatore che sarebbero difficilissimi da passare. Ma sono ancora vivo per raccontarli. Quindi io ce l'ho fatta. Si è svegliato? Ecco a cosa serve avere la catena ben potenziata. Qua mi serve. Ah no, ma quelli mi fanno volare tutti, maledetti. Fanno anche un sacco di danno agli altri nemici. Ottimo. Questo mi è spawnato già parando. Ho ucciso. Non ho visto che ce n'era anche un altro. Aiuto. Non si vede niente, telecamera, aiuto. Con calma. Facciamo così, va. Giusto per non rischiare troppo. Per favore, non fatemi venire questi incubi. Non esiste un simulatore di mezzi pubblici. Non deve esistere. Cosa abbiamo qui? Ceste del giocatore. Fanno aumentare il drop rate. Ah, io dovevo equipaggiarmi la... quella roba lì. Scialle dell'amico, no. Campanella rossa. Con un colpo finale aumenta le possibilità di drop rate. No, va bene. No, io non faccio giochi horror. Non sono del mio tipo di roba. Non ne voglio sapere niente. Grazie dell'offerta. Rifiuto e vado avanti. Questo è il momento in cui siamo... che stavamo aspettando tutti. Il momento in cui crepo. Mi dovrei... ok, mi curo. Per una volta mi curo.
Con calma, per favore. Non questo attacco, smettetela tutti e tre. Guarda che ribellini. Ottimo. Dobbiamo solamente rifarlo un'altra volta. Sbagliato. Sbagliato. No! L'ho visto giusto in tempo. Aiuto. Se sbaglio crepo. Se sbaglio non crepo. Se sbaglio crepo. Avevo il simulatore. Mi ha fatto riprendere da qui. Che figata, grazie. Ti voglio bene, gioco. E ora giustamente al primo. Perché quello non me l'ha fatto colpire? No, smettila. Guarda come sono tamarri che si sbattono la mazza così in mano. Smettila. Preso. Esiste il simulatore del zappare la terra? Cosa? Ma c'è il simulatore per essere capra, quindi effettivamente c'è un po' di tutto in questo magico mondo di ladri. Per favore. Grazie. Su internet esiste tutto. Diario di Takuan. Ha scritto un sacco su Takuan, non stava mai fermo. Gioiello del potere. Dice un salvataggio. Che serve? Oh, salve, amici. Ho bisogno di vita, per favore. Potete attaccarmi decentemente? Grazie. Mi serviva un po' di vita. Grazie mille. Stavo considerando di usare un curativo. Poi, nah, a che servono i curativi? Ci sono i nemici. Se riesco a prenderli, maledizione. Stavo guardando l'altro. Per favore. Per favore. Odio quando fanno così. Sì, non è per niente male sta spada. Non è tanto forte. Per favore. Cretini. Mettete di impegno per non farvi ammazzare. Allora, qui in fondo non c'erano dei cosi sulle porte? Già. Che memorie. Da lontano, nessun problema. Ah, mi spuntano pure quelli. Va bene, mi prenderò un po' di vita. Se sono simpatici. Grazie. Purtroppo quei cosi lì non si può far critico. È assolutamente OP il critico. Per questo che lo faccio di continuo. Non solo fa tantissimo danno, ma ti restituisce anche la vita e la magia. Però è pericoloso, perché se sbagli prendi danno. Ridendo e scherzando, si è fatta mezzanotte, è vero. Ed è due. Comunque è molto più OP il fatto che posso mettere la pausa in qualsiasi momento del gioco e ricaricarmi la vita. Quindi teoricamente io sono immortale. Preferisco morire cercando di fare critici e recuperarla poi così la vita, che non combattere normalmente e poi tirare fuori un curativo in un qualsiasi momento. Max Peasway, un ottimo attore. Le rivelazioni della vita. Cosa si poteva mai scoprire giocando a Onimusha a mezzanotte? Che Max Pisu è un ottimo attore. Glad to see you're all okay. Hideyoshi lies beyond this gate. But first, we must put a stop to the festival. We must burn the Genma Mother Tree in order to destroy the other trees.
Don't forget! We're after the Genma Mother Tree! Dios castígalo! I knew you would return! My precious experiment! What would you like me to do to you next, Ayakane? Bastard! Lord Hideyoshi is waiting at the top for you. Soki! Not yet! Leave him to me! I will destroy him by myself! You cannot fight alone and expect to win! He's too powerful! Don't be rude, Tenkai. Let Lord Hideyoshi and Hideyasu have their reunion. Sakon will entertain you while you wait. Soki! You can't beat Hideyoshi yet! Okay. Kyoto, Daigo Temple. Amidst the falling cherry blossoms, the Daigo Blossoming Festival is about to begin. Grazie signorina che mi parli addosso. Stavo dicendo, questa missione è abbastanza importante perché il personaggio che abbiamo lì nello sfondo della chat, vedremo che è un personaggio importante. Allora, questo nemico è nuovo. Fa la talpa. Si mette sotto e poi mi spunta. Volevo fare un critico e non ce l'ho fatta. Non so se posso ucciderlo mentre è sottoterra con il critico. La risposta è no. Devo per forza aspettare che esce. Se sono bravo posso parare mentre sta spuntando e fargli il critico così. Dopodiché in questo livello ci sono queste palle che scendono. Posso distruggere, ma in realtà non serve a niente. Meglio evitarle. Fanno danno se vi prendono. Però il loro percorso è fisso. Medicina segreta. Ok, ma è meglio così il nome. Nito mi piace molto. Come nome, si intende. Come boss era un po' pietoso. Come personaggio è un bel personaggio. Forse sì, forse è la voce di TeamSpeak. Non ne sono sicuro. Oppure si potrebbe anche combattere normalmente per una volta. Dico, su questo nemico. Forse le palle, quelle qui infuocate, potrebbero anche uccidere gli altri nemici, se non mi ricordo male. Questa è la settima missione, sono 17 le missioni principali. Come se ci fossero le secondarie. Insomma, la secondaria sarebbe ritornare su una missione che hai già fatto. Ma in totale sono 17. Alcune sono in luoghi che abbiamo già visto, o che rivedremo comunque più di una volta. Ma per ridirlo la terza volta, le missioni principali sono 17. C'era la nebbia. Non vedevo cosa stava succedendo. Ma infatti, Nito, ti conviene. Bel colpo. Un po' sono in colpa quando uso quest'arma di Soki. O meglio, qualsiasi arma che non abbia gli attacchi lenti. Perché così ho la tentazione di fare gli attacchi normali. Invece no. Io devo fare o critici o tecniche. Non devo mai usare gli attacchi normali. Gli attacchi normali sono per i nabbi. Allora, qui dove siamo? Ah, sì, possono colpire anche gli altri. Gli fanno anche molto molto male. Che abbiamo qui? Quante sono le missioni principali? Sono 24, l'ho appena detto. Sentitemi ogni tanto quando parlo. Va. Ecco, me lo ricordavo. Se siete bravi, potete fare l'attacco finale quando sono sottoterra. Potenzia oggetto 17. Che stai dicendo, Blauled? Non ti inventare le cose. Spada dei ghiacci al massimo fa più 20 d'attacco. Ho 10.000 di esperienza. C'è qualcuno in muscia per PS4? No, questo è stato l'ultimo che è stato realizzato per PS2 più di 10 anni fa. Quindi, mi spiace. Io sto aspettando che quelli di Capcom si decidano a fare una remastered per PS4. Ma penso che finché lo fanno io sarò morto e sepolto.
Adesso ho 67 di attacco con questa spada. Complimenti. Due punti. No, scusami, mi sto cato. E 10 di 20 di danno in più. Grazie. Ne prendo due. Quello muore. Ovviamente io shottavo la gente anche prima con i critici. Però più danno è meglio, a prescindere. Capcom simpaticissima. Esatto. È per PC SX. Penso che siamo quasi alla fine di questa sezione. Non l'ho ucciso? Ah, questo è bello resistente. Fortunatamente possiamo parare queste pallette. Quando cominciano a essere tante sono fastidiose. Appunti di Kiyomasa. Attenzione, non facciamoci colpirci. Gli arcieri sono antipatici. Almeno vengono shottati, va? No, scusami. Ah, ok, la palla non l'ho distrutta, però ho ucciso l'arciere. Che è qualcosa. Questo è mio, gioiello del potere, buono. Li sto accumulando ancora. Lo conosci, Genji? Sì. Ho giocato anche quello ai tempi della PS2 e forse potrei anche rigiocarci. Mi è venuta la voglia qualche tempo fa, però mi è piaciuto comunque di meno di questo qui. Ma non me lo ricordo, Genji non me lo ricordo per niente. Quello l'ho giocato e finito una volta sola, mentre questo qui almeno 3 o 4. Ho provato anche Genji 2, che hanno fatto per PS3, ma mi ha fatto davvero schifo la demo e quindi non l'ho mai comprato. Ehi, una prova del valore. Elimina Don Gacha in un minuto. Oh no, la magia del ghiaccio fa schifo. Scusa, potevo fare il critico sul Don Gacha? Maledizione, sta andando tutto quanto male. Non è morto? Guarda quanta vita ha. E se invece avessi fatto così? Forse così l'avrei ucciso. Non proprio. Spero mi dia oro, altrimenti lo rifacciamo. Però in realtà ho preso danno, quindi non ci credo tanto. Già. Facciamo direttamente questo. Vi ricordo che per le prove del valore preferisco usare i salvataggi per non doverle rifare dal menu che è lento. Maledizione. Sono già fatto colpire di nuovo. E così faccio anche meno esperienza e non farmo involontariamente. Insomma, è un po' cheatoso, ma è molto meglio così. Sarà argento anche stavolta, sicuro. No, oro, fantastico. Possiamo non farlo più. Fucile nero. Che spara peni, sicuro. Qui c'è un salvataggio, quindi immagino che... siamo vicini alla fine. Non possiamo migliorare ancora. Potenzia oggetto. Non posso portare questa qui. Peccato. Anche sul driver è bello, sì. Ecco, se avessi fatto quella missione due volte, adesso avrei le anime per potenziare queste. Invece non ce le ho. Possiamo andare via. Blood Omen 2 è bellissimo. Ma anche, sì, i tre Soul Driver sono belli. Prendi sta roba. Questa sezione è orribile. Però parando non è questa gran cosa. Non devo schivare, devo parare, basta. Al massimo mi spingono un po' indietro, ma niente di che. Fantastico. Hai detto quello che ho scritto prima su Skyrim, che ti piacerebbe vedermelo giocare con un sacco di mod? Se è quello l'ho letto, sì.
It has been a long time, Hideyasu. For me too, my liege. I have so wanted to see you again, son. What an exciting compliment to this fine festival. Mitsunari. Ci risiamo, siamo con Tenkai contro Sakon per la seconda volta. E ora penso che il combattimento cambi giusto un pochino. Io ho l'Indra, ok. Se lo compri di prendere quello normale, non la special, perché ora la special edition ci sono pochissime mod. Ah, ok. Grazie per avermelo detto. Però aspetta, la normale comunque ha dei DLC, no? Aiuto. La magia è praticamente barare. Sappiatelo. No, lontano dalla barriera, per favore. Perché succede quello? Maledizione, mi fa malissimo. Aiuto. C'è un elemento che non mi piace proprio, però non mi ricordo qual è. Questo è l'attacco ultimo che ho sbloccato di Tenkai. Bellissimo. Sono abbastanza morto, quindi io facciamo che mi curo per non doverla rifare. Io Tekken 6 non ho mai giocato. Ripeto, l'unico è stato Tekken 5. Aiuto. Ecco qua. Che bello che è. Povero Sakon. Spostati adesso. Spostati, ho detto. Mi sono fatto prendere dallo spam. Maledizione. Spero di potermi alzare. Giusto in tempo, eh. E boom. Il penicottero, esatto. Open your eyes, Sakon. Don't let the Genma control you. Are you truly a samurai warrior? Tenkai. I. Looks like Sakon is going to need a little more work. I have so wanted to see you again, son. What wonderful timing, Hideyasu blowing in on the wind with the lovely cherry blossoms, causing quite a commotion here with your friends. Look, you have upset your little brother Hideyori, right, Yodo? Truly, quite rude. My liege, do you truly find the cherry blossoms lovely? Of course I do. They are my first step to the Toyotomi clan's domination of the world. If they are not lovely, I do not know what is. Hideyasu, now that you have returned to Osaka, stand with me. By my side, we can help Hideyori rule over this world. My liege, stop the invasion. Do not turn your back on the lives of your own people. Or the people of other lands. What you speak is nonsense, Hideyasu. I am the country. The Toyotomi clan is Japan. I am fit to rule over this world. It is filled with ignorant human animals, nothing more than beasts. The fate of everything, down to a single blade of grass, is under my control. Why should I care about the lives of the rabble inhabiting my world? Hideyoshi. You have turned to evil.
after uniting this land. The pitiful Genma trees. The foreign hell. All of it is just a game to you. All of it. Just for your gain! Oh, quite a performance. Cunning, just like your real father. Hideyasu, stop! How many have died? Overseas. And here in Japan. All for your blind ambition. Hideyoshi, you ended the era of warfare that plagued this land. Now your people suffer more than ever! Is that your answer? Worthless garbage! Hideyoshi, you will die by my hand. Fascinating. Show me your black power, Oni. Eccoci qui. Sono successe robe. Adesso siamo di nuovo trasformati nella versione dell'Oni Nero, come è stato nella primissima missione. E penso che in questo momento siamo immortali. Sì, prendiamo i colpi ma non succede niente. E al posto della magia abbiamo questo attacco con triangolo. E assorbiamo automaticamente le sfere lì di energia. Io vorrei fare un critico. Non so se ci riuscirò mai. Perché questi... Ok, si può fare. Bene. Facile. That's the power of the Black Oni. Well then, it looks like I will have to deal with you personally. E quindi siamo contro di lui, ma ripeto, ancora una volta, all'inizio siamo immortali. Poi penso che tra un po' mi farà prendere danno. Quindi giochiamo con un po' di attenzione in più rispetto a quello che ho fatto prima con l'affare lì. Aiuto? Ok, questo attacco non è molto utile. Se lui non sta fermo. Devo fare attenzione a non stare lì troppo vicino perché quell'attacco che fa è fastidioso. E forse quest'arma a sto giro non è la migliore, perché gli attacchi base fanno un po' schifo, quindi devo usare il più possibile le abilità. E non stare nel raggio della morte. Ah no, adesso è che comincio a prendere danno. Lui si ripotenzia, gli torna tutta la vita e adesso si gioca sul serio. Devo fare attenzione. Specialmente a quando, esatto, attiva quelle e non devo starci in mezzo. Usa un po' la fenice, ma colpito. Devo cercare di non stare mai in mezzo alle sfere, perché se lui decide di fare partire l'energia, mi frega. Guarda quante ne crea pure. No, fermo. Adesso è un po' difficile non stare in mezzo. Beccalo. Aia. No, 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 no. Di qua dovrei essere al sicuro. Ah, posso... Furnival Fresco Baldi. Quello di Dragon's Dogma. Ma quale ciccione? Questo qui? Non credo. È un po' troppo basso. Ancora? Basta. No. Ehi, amico. Papi. Posso chiamarti Papi?
Ok, questo attacco lo stordisce, quindi interrompe quello. Buono. Non lo sapevo, è una cosa importante da tenere a mente. Sono finite. E lui le ricrea subito. Ehi, vieni qui per favore. Forse anche questo è buono. Ma questo un po' di meno. Paro. Non è servito a niente. Aiuto. Ok, con calma. Questa boss fight non è bella. Non è bella per niente. Facciamo un po' così, così lo colpisco. E poi interrompo. Aia. Quell'attacco è orribile. Che ti sei perso? Non lo so. Non qui. Usiamo una di queste. E poi basta, devo solamente ucciderlo adesso. Basta curativi, aiuto. Nier Kulomata, esatto. Non mi colpire. Ok, Hyper Armor. Aia. Riuscirò a ucciderlo senza curarmi? Scopriamolo assieme. Se ne crea delle altre. Aiuto. No, basta. Erano sufficienti i quattro. No. Aiuto, dov'è? Mi sta fregando. Perfetto. Giusto, giusto. Ho avuto un po' di paura, lo ammetto. The power of the Black Oni is certainly something to be feared. But even it is not enough. Pathetic. Your power is far too weak to destroy me. Incredible! I am invincible. Limitless power is in my grasp. I am a god. It is only fit for a god to rule over the domain of man. It is such a waste to let such a powerful asset die. Hideyasu, return to me. Place your black power in my service, and your life will be spared. It's your only choice. I control my own destiny. What? The path I walk is my choice alone. Wretched fool! You will do as I command! By my grace, all life is decided! If I say fight, you will fight! If I say die, you will die! My path! That is the path that the Japanese people now walk. Didn't you know? Humans are free. Whether we die or whether we live, that is for each one of us to decide. Then it appears that the great Hideyasu has decided to die. If that's what it takes to stop you, so be it. This is where you will fall! Rise above humanity! Rise above the Oni! Become the Oni Musha, destroyer of evil! You are the holder of a most terrifying power! Humanity's last hope! Hideyasu Yuki! Well done. Well done. The bothersome distraction is over, and the festival is now at its peak. Ecco qui, salviamo i progressi.
E con questo possiamo concludere la missione e anche la live, perché adesso non mi fa tornare al nascondiglio, mi fa partire direttamente con una prossima missione, quindi io interromperei in questa schermata. È stato bello giocare con voi stasera, la prossima missione sarà abbastanza interessante, un'altra missione molto importante, sbloccheremo i nostri veri poteri, ma lo faremo la prossima volta. Grazie per essere stati con me, stasera abbiamo giocato assieme. Restate sintonizzati per quando faremo la prossima live. Ciao a tutti, alla prossima!